Controfiabe, 5 storie per ragazzi liberi e ragazze forti. È stato presentato il volume per l'infanzia realizzato nel laboratorio di scrittura creativa dai minori vittime di violenza assistita, ospiti della casa rifugio Mondorosa del Centro Calabrese di Solidarietà, con l'obiettivo di sensibilizzare tutta la comunità contro gli stereotipi di genere. Il lavoro importante da fare è quello di costruire una cultura diversa. Quindi, come al solito, il Centro Calabrese entra a gamba tesa su un territorio che è un territorio molto più ampio di quello che è la violenza specifica sulla singola persona, che naturalmente affianca, cura e protegge, ma vuole entrare in un discorso di cultura generale, perché se non abbattiamo una cultura maschile dominante, noi non avremo mai l'uscita dalla violenza delle donne. Quindi, e soprattutto non avremo mai un mondo che venga declinato al femminile e al maschile contemporaneamente. E quindi, come ci dimostra anche la guerra di questi giorni, avremo ancora guerre, avremo ancora violenza, avremo stupri di guerra, perché il problema è che il maschile deve imparare la dolcezza del femminile, la relazione che il femminile apre aprendosi all'altro. Il progetto è stato dedicato al sostegno dei minori vittime di violenza assistita, degli orfani di crimini domestici e delle famiglie affidatarie. Questo è stato importante perché i bambini sono stati messi al centro, nel senso che sono stati loro a scrivere, a ideare le fiabe. E il Centro Calabrese di Solidarietà con le operatrici, soprattutto di Mondorosa, li ha accompagnati e sostenuti in questa ideazione, soprattutto per far capire loro che non bisogna sentirsi diversi, ma che bisogna esprimere la loro libertà e i loro pensieri senza nessuna paura. La specificità di quello che prevedeva il progetto è